Le prime reazioni al Jobs Act non sono state tutte quante positive. Non è che può essere un plebiscito. L'importante è che si apra. La CGIL ha detto che si aspettava un po' di ambizioni in più. E c'è chi ha chiesto un impegno. E c'è chi ha chiesto un impegno più forte da parte dello Stato, investimenti più forti per creare direttamente lavoro. Ma noi dovevamo avviare un dibattito in un paese in cui non si parla di nulla se non di robe inutili. Noi volevamo avviare un dibattito sul lavoro, l'abbiamo avviato, dopodiché ora si tratta di ascoltare le interlocuzioni e le reazioni di tutti, europei e italiani, e rispetto a quello anche rivedere alcune proposte e renderle più incisive. Su questo abbiamo fatto la proposta e su questo vogliamo continuarci a muovere. Landini ha chiesto che la cassa integrazione venga estesa a tutti, non è questa la strada che intendete percorrere, credo? Ma noi vogliamo rendere universale una cosa che oggi è per pochi. Poi come dobbiamo farlo vediamo, i dettagli li stabiliremo più avanti. E a Giovannini che ha detto che servono troppi soldi per questo piano? Anziché commentare le iniziative degli altri, io credo che un ministro debba preoccuparsi di farle le iniziative.